Buonasera ragazzi e benvenuti ad una nuova puntata di Radio Serpe. Siamo alla puntata numero 127, come la famosa Fiat 127, che se qualcuno di voi ha guidato, allora può ritenersi vecchio, lo sappia. Io sono come sempre Riele e Kathleen e niente, benvenuti. Ciao a tutti! Ebbene sì, ci siamo riusciti a tornare anche questa settimana. A fatica, perché c'è il 50% di Radio Serpe che 20 minuti fa non ricordava di dover fare Radio Serpe, o sbaglio? Sì, diciamo che me l'ha anche ricordato, però io, beh, raga, non ci sto con la capoccia. E No, tutto questo qualcuno per di... dirvi, per confermarvi che in questi giorni siamo un po' incasinati. Esatto. E qualcuno Ok. direbbe, quando mai? Vabbè, ci sono stati periodi più, periodi meno, questo è uno dei periodi più, quindi abbiate pazienza se magari vedete saltare puntate, spostare, casini, eccetera. Ad esempio, noi per oggi... Siate buoni. Come? Siate buoni. Ah, ok, state buoni. Noi ad esempio per oggi stavamo cercando di organizzare la seconda semifinale del Super Quiz, che ancora non siamo riusciti a fare, e purtroppo non ci siamo riusciti. E a tal proposito... Una delle persone, Matteo, che avrebbe dovuto partecipare al Super Quiz, purtroppo è incinto e quindi non... No, Oddio. allora, Oh, ma purtroppo tu non sei ha la... fissata, eh? La scorsa settimana ero io, mo' è sto poverino di Matteo, cioè, boh. Vabbè, nel suo caso mi preoccuperei di più del concepimento che del... Va bene, no, non entriamo in dettagli. Comunque, sto povero Cristo purtroppo non può più partecipare perché noi pensavamo di finire tutto entro marzo, come effettivamente vi avevamo detto, però tra una cosa e l'altra e tornare qui all'essere incasinati non ce l'abbiamo fatta e il nostro ospite, il nostro partecipante ha accumulato impegni e purtroppo non può più partecipare, quindi si è liberato un posto per il Super Quiz che noi metteremo in palio oggi. Cioè, vi è andato de Comunque, culo, raga, vi è andato de culo. proprio de culo de culo. Esatto. Cosa facciamo? Mandiamo prima la canzone e poi entriamo nel vivo così hanno gli ascoltatori il tempo di raggiungerci? O facciamo Esatto. adesso tutta l'intro e No, poi... no, no, mandiamo la prima canzone scelta da me, che è tratta da American Horror Story, però l'ha cantata la versione in italiano anche Orietta Berti, i suoi anni d'oro, e si chiama Dominique. Aspetta. Dominique, son aide, tout simplement, routier, pauvre et chantant. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu, il ne parle que du bon Dieu. À l'époque où Jean sans terre d'Angleterre était le roi, Dominique, notre père, combattit les Albigeois. Dominique, nique, nique, s'en allait tout simplement, routier, pauvre et chantant. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu, il ne parle que du bon Dieu. Certains jours, un hérétique par des ronces le conduit, mais notre père Dominique, par sa joie, le convertit. Dominique, nique, nique, s'en allait tout simplement, routier, pauvre et chantant. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu, il ne parle que du bon Dieu. Ni chameau, ni diligence, il parcourt l'Europe à pied, Scandinavie ou Provence, dans la sainte pauvreté. Dominique, nique, nique, s'en allait tout simplement, routier, pauvre et chantant. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu, il ne parle que du bon Dieu. Enflamma de toute école, filles et garçons pleins d'ardeur, et pour semer la parole, inventa les frères prêcheurs. Dominique, nique, nique, s'en allait tout simplement, routier, pauvre et chantant. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu, il ne parle que du bon Dieu. Chez Dominique et ses frères, le pain s'en vint à manquer, et deux anges se présentèrent portant de grands pains dorés. Dominique, nique, nique, s'en allait tout simplement, routier, pauvre et chantant. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu, il ne parle que du bon Dieu.
Dominique vit en rêve les prêcheurs du monde entier, sous le manteau de la Vierge en grand nombre rassemblés. Dominique, nique, nique, s'en allait tout simplement, routier, pauvre et chantant. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu, il ne parle que du bon Dieu. Dominique, mon bon père, regarde-nous simple et gai, pour annoncer à nos frères la vie et la vérité. Dominique, nique, nique, s'en allait tout simplement, routier, pauvre et chantant. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu, il ne parle que du bon Dieu. Yeah, Dominique, nique, nique. Donc, Kathleen, je vous remercie pour cette belle chanson que vous avez choisie pour nous. Non, on parle français. Sì, ok. Sì, ok. Non sono del tutto sicuro di aver detto parole che esistono, però il senso era grazie per questa bella canzone che hai scelto per noi, Kathleen. Ah, ok. Aspetta okay. Un attimo. Sì, sì, cosa? Che? Okay. Mi devo preoccupare, sento battere i tasti. Ho paura di ciò che potrebbe succedere da qui in poi. Gazier de vos seigles d'abstention. Capito? Sorta. Cos'è? Cos'è? Grazie a te per la sopportazione. Ah, ok. Grazie a te, grazie a sta ceppa. Allora, torniamo a italianizzarci, okay? Basta essere esterofili, l'italiano è una lingua bellissima, la maggior parte degli italiani non la sa usare, però noi ci proviamo, ok? Ma io in francese so solo volevo cuscire come. Posso risponderti adesso o devo farlo in privato? Non, cioè, è una cosa non seria. Non rispondere, no? Dai, lascia perdere. Cioè, rispondo? No! Ah, ok. Da lasciato mi danno dell'ignorante, non so Hanno di preciso... Ragione. Come? Hanno ragione. Ah, ok, perfetto. Non so di preciso perché, però forse effettivamente potresti avere ragione. Allora, prima della canzone vi stavamo dicendo che oggi rimettiamo in palio uno dei posti per partecipare al Super Quiz. E il Super Quiz avrà come premio finale Lo spettro della strega di Terry Brooks. Il libro è il capitolo conclusivo degli oscuri segreti di Shannara. Ce lo mette a disposizione lo staff di Legacy of Magic. E quindi restate sintonizzati perché verso fine puntata, come al solito, faremo una domanda e chi indovinerà, cioè chi darà la risposta corretta a quella domanda, parteciperà alla prossima semifinale, d'accordo? Per sostituire il buon Matteo. Ovviamente anche chi ha già partecipato può partecipare, basta che non sia tra quelli in finale. Per esempio Chiara è in finale, quindi in questo caso Chiara non partecipa. A meno che, Chiara, se tu hai una seconda personalità, se sei un po' schizofrenica e riesci a scindere le due cose, puoi partecipare e sarebbe effettivamente interessante fare una finale dove, insomma, te le meni con te stessa, potrebbe essere una cosa carina. Vabbè, la fantasia di Dio. Oh, allora, giocando di ruolo serve, quindi non voglio. Però se sei sana non partecipare, mi dispiace, ma no. Ok, io partirei col gingolino e comincerei questa puntata, che dici? Vai con la nostra sale Valentina. Elina, hai visto che ha combinato Mario? Vabbè, un buonotto di Maria? No, Maria, quello del panettiere. Un panettone? E perché c'è cocchia un panettone? Sì, ne va a te. Lo stanno dicendo sul radio serve, così si fa la web. Che sta bene? Vabbè, che non va. Allora, dopo questo gingolino direi di aprire le danze. Chi comincia? Voglio prima dire una cosa, prima di cominciare. Allora, siccome le nostre puntate di curiosità dal web, dopo un po' c'è un po' di penuria di titoli, perché non è che c'è molta fantasia, abbiamo risolto in questo modo. Cioè, noi abbiamo già 3 o 4 puntate chiamate Stranezze Strane, però basta aggiungere una S davanti a ogni parola e noi abbiamo un nuovo titolo, ok? Quindi altre 4 o 5 puntate di questa rubrica avete un titolo tipo... Esatto. Se lo vedrete vuol dire che la rubrica vi piace e quindi stiamo continuando ad andare avanti. Allora,
Allora, che facciamo? Inizio io con le curiosità di oggi? Dai, vai, così io mi leggo a te, cioè nel senso, vabbè, vai. Voglio vedere come ti leghi dopo quella che scelgo per iniziare. C'è un Sentiamo. tizio che per 35 anni ha collezionato i frammenti delle sue unghie tagliate. Allora, io lo potrei fare magari se dovessi tritarle per fare uno scherzo a qualcuno, sai, magari usarlo come farina in una qualche ricetta sarebbe una cosa interessante, però lui è un 58enne, si chiama Richard Gibson ed è un collezionista decisamente insolito, come abbiamo visto. Questa sua collezione sarebbe iniziata più o meno per caso. Un giorno lui, anziché gettare le unghie tagliate come aveva sempre fatto, le ha messe in una scatolina. E chi un giorno a caso della sua vita non ha avuto l'impulso di conservarsi le unghie tagliate? Penso sia successo a chiunque. Poi lui ha continuato a farlo perché era curioso di vedere in quanto tempo si sarebbe riempita la scatola. Sono domande lecite. E Giusto. 2 anni dopo, quando la scatola era piena, aveva ormai preso l'abitudine di tenere le unghie e dunque giustamente lui ha continuato. Non è stato però facile continuare nel tempo la collezione, dato che la cosa incontrava la prevedibile contrarietà della moglie e spesso il barattolo delle unghie ha dovuto essere tenuto nascosto. D'altro canto, ad aiutare la conservazione c'è il fatto che Gibson abbia l'abitudine di tagliarsi le unghie solo quando se ne spezza una. Immagino le dita di questo qui. Oddio. Il che vuol dire che i frammenti tagliati sono più grandi di quelli che rimangono a chi invece le taglia con regolarità e quindi sono più facili da conservare. Ora, io voglio dire, che disagio può avere questa persona? Capisco collezionare, no? Non lo so, è come se io. Vabbè, l'esempio non calza molto, però è come se io mi tagliassi i capelli, tacci cappio, ecco, i capelli o la barba o qualunque cosa, I invece di peli buttarli pubici? via. Com'è? I peli pubici? Che schifo, non volevo scendere nella no-fly zone. E comunque, invece di buttarli via, li tenessi in una scatolina e poi vedere quanto ci metto a farmi un cuscino, no? Quasi quasi lo faccio. È che col capelli miei, probabilmente. Cioè, quando finisco col cuscino me lo metto nella bara direttamente perché, insomma. Vabbè, passo la palla a te con un'altra notizia interessantissima, sono Ok, sicuro. rimaniamo sulle cose schifide. Che bello. Allora, pare che alcune persone siano stufe dei selfie. E che cosa hanno fatto? Ve lo spiego subito. Una coppia di artisti britannici hanno creato delle tute fatte interamente di pelle di pollo per protestare contro la vanità della nostra società, in cui l'aspetto è tutto, una mentalità che è sintetizzata dalla mania dei selfie. Che molti hanno. Victor, infatti, uno dei due artisti, talmente non ne può più dei selfie che sostiene che il mondo finirà con la gente che si farà selfie con le sue ceneri. Praticamente lui cosa ha fatto? Ha iniziato a lavorare con la carne all'università e quando ha sviluppato un interesse per i materiali biodegradabili e dice che è un po' rozzo dato che è un approccio molto diretto al nostro ambiente, ma nonostante questo è qualcosa che volevo sperimentare direttamente. Ma nonostante questo, lui ammette che creare la tuta non è stato facile. Quando ho provato la prima volta è stata un'esperienza orribile perché solo la sensazione di bucare la pelle la senti sbagliata. Ho immaginato di usare altri materiali, ma la verità è che non funziona allo stesso modo perché è carne e non puoi non avere una risposta emotiva. E quindi adesso vi faccio vedere, copia indirizzo immagine in chat, vi faccio vedere cosa ha combinato questo tipo. Ora, a questo punto io non so se collegarmi al discorso dell'arte oppure al discorso degli animali per la prossima notizia. Non lo so, tu butta una cosa. Allora, vado sugli animali, ok? Dunque, c'è una tizia che si chiama LLK, ha 22 anni ed è un'imbalsamatrice e lei ha un'abitudine piuttosto insolita. Anche per una che fa il suo lavoro, lei mangia la carne degli animali che poi imbalsama per le sue opere d'arte e la cosa ha sollevato diverse polemiche e le sono arrivate valanghe di insulti e addirittura minacce. E
Eppure quello che lei fa ha una logica molto solida, secondo lei. Lei utilizza solo animali che trova investiti da auto o morti per cause naturali, come fanno molti imbalsamatori, cioè che fanno arte in questo modo, e quindi non di animali uccisi appositamente. E la scelta di mangiarne la carne deriva dal fatto che Elle ritiene che sarebbe stupido sprecare della carne perfettamente commestibile per poi magari andare a uccidere un altro animale vissuto in allevamento per trasformarlo in cibo. Inoltre lei continua, non ha senso preservare l'esemplare imbalsamandolo e buttare via la carne sua se è fresca, però comunque bisogna prestare attenzione proprio a verificare l'aspetto e la freschezza della carne. E in più, insomma, lei ha imparato a convivere con le critiche e con le minacce e dice «non lascio più che mi influenzino» e giudica questi comportamenti spinti più dall'ignoranza e dalla voglia di polemiche che da quello che fa. E conclude dicendo «ho tenuto incontri con amanti degli animali, attivisti per i loro diritti, vegani, veterinari, e tutti mi hanno fatto i complimenti per l'idea». Ok. Invece io vi parlo, vediamo, di cosa vi parlo? Parliamo di cibo? Visto che abbiamo... Vai. Allora, pare che qualcuno, un universitario, ha creato il gelato che cambia colore man mano che si scioglie. È l'ultima invenzione dell'ex fisico spagnolo Manuel, che è decisamente curiosa. Un gelato che cambia colore man mano che si scioglie. Manuel ha abbandonato la carriera di ricercatore per intraprendere quella di cuoco, per seguire la sua passione per la cucina, ma anche adesso ogni tanto usa un po' delle sue conoscenze scientifiche in cucina. Il tutto è nato come sfida quando ha preparato ad un corso per gelatieri a Barcellona e gli altri allievi e l'insegnante lo avevano deriso quando aveva affermato che secondo lui si poteva fare un gelato che cambiasse colore sciogliendosi, e ha deciso di dimostrarlo. Lui dice: «Tutti ridevano, ma come fisico so che ci sono diverse strade per ottenere questo risultato e sono stato soddisfatto quando ce l'ho fatta ed ho creato un gelato che cambiasse colore. Era importante usare solo ingredienti naturali, così la cosa ha richiesto un po' più di tempo. Gli ingredienti comprendono fragole, mandorle, banana, pistacchio, vaniglia e caramello, ma la ricetta esatta è segreta e il gusto è una sorta di misto frutta. Adesso il gelato è un punto fisso del menù del locale di Manuel a Calella del Mar e le richieste sono tantissime». Bravo Manuel. Figo. Se stai ascoltando Radio Serra, perché sono sicuro che prima o poi l'ascolterai, molto bravo. Allora, restiamo in tema di cibo. Però ci spostiamo in Cina, perché i cinesi a volte fanno delle figate. Allora, un gruppo di contadini si è specializzato nel coltivare zucche da forme insolite e questa cosa ha avuto molto successo, soprattutto la zucca che riproduce le fattezze di Mao Zedong. Le forme prodotte comprendono anche Buddha, Babbo Natale, Draghi e molto altro, e la tecnica di realizzazione è in realtà molto semplice. Per chi di voi conosce già le... I cocomeri quadrati, come fanno? Mettono l'anguria dentro uno stampo quadrato, questa qui cresce, si adatta allo spazio a disposizione e ne viene fuori quadrata. Ecco, il principio è lo stesso, solo che gli stampi hanno la forma delle persone o delle creature o delle cose che si vogliono rappresentare, quindi queste zucche prendono questa forma. E c'è pure la leggenda dietro. Il tutto sarebbe nato da un pellegrinaggio di un uomo chiamato Xie Liu Zi, per gli amici Franco, che visitando un tempio ha parlato con un monaco che gli avrebbe raccontato di aver sognato una pianta che generava zucche a forma di Buddha, e da lì l'uomo avrebbe avuto l'intuizione che la cosa era effettivamente possibile da realizzare. Ora, non so cosa avesse fumato prima di fare questo sogno, però insomma gli è andata bene. Una volta sperimentata la tecnica, Xie ha visto che la cosa funzionava bene e ha iniziato a creare nuove forme. L'idea ha avuto un grandissimo successo e queste insolite zucche vengono spesso considerate una sorta di portafortuna e molti credono che mangiarle porti svariati benefici. Chissà. E a proposito di creazioni, mi sposto un attimino nel Regno Unito. Pare che
Gigi Barker, che voi direste è un uomo, invece no, è una donna, un designer proprietaria dello studio 9191, ha creato una serie di poltrone e poltroncine che replicano al tatto la pelle umana e sarebbero grazie a questo particolarmente confortevoli, racconta chi le ha provate. Le poltrone sono fatte in cuoio, il materiale più simile alla pelle che aveva a disposizione la proprietaria. Ma è anche la forma che le rende particolari e soprattutto il fatto che sono trattate con profumi che replicano quelli della pelle umana. In questo modo, spiega la designer, le poltrone sono stranamente familiari al tatto, all'odorato e in parte anche alla vista, ma non sono immediatamente riconoscibili e per cui secondo lei è particolarmente interessante vedere come le persone interagiscono con questi oggetti. Le forme sono ispirate a quelle delle persone obese quando stanno sedute. Lei racconta: ho astratto le forme per rimuovere l'immediatezza di una rappresentazione letterale e consentire all'osservatore di arrivare a conclusioni proprie. La collezione è composta da due pezzi, una poltroncina e un puff, che vengono realizzati a mano dalla designer stessa. Vi faccio vedere la bozza del lavoro e poi le poltrone, perché secondo me è una cosa tra l'inquietante e il geniale, cioè non lo so come definirla, io non mi ci sarei, cioè non me le comprerei comunque. E a proposito di profumi, visto che hai parlato di profumi, una cittadina spagnola ha introdotto una toilette pubblica per cani per cercare di far fronte al problema degli escrementi dei cani lasciati in giro dai padroni maleducati. L'idea è stata proposta da Eric Girona, un amante dei cani che ha passato 10 anni a osservare e fotografare questi animali, e cioè loro o gli loro escrementi, no, gli animali proprio, e che crede molto nel potenziale dell'addestramento dei cani. Girona aveva creato diversi prototipi della sua toilette modificati man mano che imparava qualcosa di più sul comportamento dei cani. Ad esempio, l'ultima versione non pulisce perfettamente quando si tira l'acqua, perché i cani hanno bisogno di sentire l'odore di escrementi per essere invogliati ad utilizzare la toilette. Che schifo! L'idea di Girona è praticamente unica. Finora ci si era preoccupati solamente di punire i proprietari dei cani che lasciano in giro gli escrementi e di trovare metodi per identificarli. Lui spera di avere ordini da altre città, dato che realizzare 10 o 20 toilette gli permetterebbe di avere economie di scala e quindi un guadagno maggiore rispetto al singolo prototipo che gli è stato acquistato dall'amministrazione comunale per un parco. Le reazioni all'installazione della toilette per cani sono state contrastanti. Oltre a quelli che hanno apprezzato l'idea, altri l'hanno giudicata poco utile. Quello che è stato speso poteva essere usato per fare una recinzione per lasciare liberi gli animali all'interno del parco. I cani non sono giocattoli che fanno i loro bisogni e poi tornano a casa, hanno bisogno anche di socializzare. Ok, io dico, non è che se tu inventi la toilette per cani lo fai perché il cane non deve socializzare, è perché così può socializzare senza cagare in tutta la città, no? Esatto. Sostanzialmente. Invece io vi racconto di un artista che dice di aver seppellito un lingotto d'oro. Allora, praticamente qualche mese fa il tedesco Michael ha annunciato di aver seppellito dei lingotti d'oro nella spiaggia di Outer Harbour, nel sud-est dell'Inghilterra, e che chiunque li avesse trovati avrebbe potuto tenerli. Prevedibilmente centinaia di persone hanno letteralmente assaltato la spiaggia nella speranza di trovare almeno uno dei lingotti nascosti. In totale il l'oro sepolto dall'artista aveva un valore di circa 13.000 euro. Lo strano gesto era la sua insolita installazione artistica in occasione del festival della città di Folkestone. Lo scavo dei ricercatori creava una sorta di opera d'arte partecipativa che veniva periodicamente resettata. La particolarità della spiaggia è che è accessibile solo con la bassa marea, mentre è sommersa nel resto del giorno, e l'acqua chiaramente cancella in gran parte i segni degli scavi. È un'opera perenne, ha commentato Biggs, l'organizzatore del festival. Nessuno sa se tutti i lingotti siano stati recuperati o no. Anche chi li ha trovati probabilmente non lo ammetterà. Non c'è una fine dell'opera d'arte. Sarà molto divertente. Insomma, è una genialata, ragazzi.
Restiamo in tema di arte, visto che mi hai passato la palla così. Inizio con una domanda. Kat, tu da piccola cercavi di disegnare, facevi cose, scarabocchi? Guarda, io nel fare il trasloco qua ho trovato una cartellina con i miei disegni, con il riso appiccicato, la carta pesta, gli acquarelli sbavati. Poi ho trovato una lettera a mia mamma con tanti di lacrimoni che hanno sciolto tutto. Quindi disegnavi? Sì. E ti uscivano bene o facevi delle cose un po' meno... Allora, diciamo che io non sono mai stata brava a disegnare. Allora, avresti dovuto conoscere Ruth, questa artista di Toronto, se stavi pensando che sarebbe stato carino. Ma i Ruth li faccio pure io. Ecco, appunto. Ti conosco come l'interno delle mie tasche e posso dirti che non ci sono soldi là dentro. Quindi... questa artista di Toronto ha iniziato a cercare della figlia Eve, e così una curva può diventare l'orecchio di un elefante, oppure una linea storta può diventare il ramo di un albero. Il tutto è iniziato per caso, ma da allora madre e figlia hanno realizzato diverse opere decisamente interessanti. Il processo creativo inizia con la piccola Eve che traccia i segni su un foglio un po' ad minchiam, e poi la madre Ruth prende gli acquarelli e trasforma gli scarabocchi in un disegno adulto. E c'è poco altro da dire, io vi mando direttamente il link in chat perché lo vedete direttamente e guardate un po' cosa si può fare a partire dagli spasmi muscolari digitali di un bambino. E a proposito di bambini, io vi comunico che negli Stati Uniti è scoppiata una moda. Praticamente se ne sente parlare in tutto il mondo, dappertutto, e si tratta della serie televisiva Il Trono di Spade, che sta spopolando in tutto il mondo, soprattutto negli Stati Uniti. È proprio qui che molti genitori hanno deciso di chiamare i propri figli con i nomi dei personaggi della serie televisiva. Non si capisce se per mancanza di fantasia o se per vera passione nei confronti di questi nomi e dei personaggi che stanno dietro. Fatto sta che secondo le statistiche del governo USA, il nome Aria è il più gettonato, dato a 1135 bambine nate nel 2013, 756 nel 2012 e 387 nel 2011. A seguire il nome Daenerys, dato a 67 bambine nel 2013, quindi il nome Tyrion, dato a 43 bambini. Alcuni sfortunati bambini sono stati chiamati anche Theon, esattamente 15 nel 2013. Lo avranno davvero fatto in onore del personaggio? Chi lo sa, ai posteri l'ardua sentenza. Ma cioè, io spero di no. Se qualcuno guarda o legge Il Trono di Spade e chiama suo figlio Theon, vuol dire che quel figlio non lo voleva, secondo me. Tu dici, no? Che siano stati tutti preservativi bucati? No, cioè, io spero che fossero persone che le hanno chiamate così perché gli piaceva il nome, che non hanno la minima idea di chi sia Tyrion del Trono di Spade. Sì, vabbè. Che insomma... è un figo Tyrion. Tyrion, non Tyrion. Ah, ok, Tyrion, io dicevo. Tyrion è quello che nella mia personale classifica di persone più stupide del Trono di Spade è non primo, sopra. Giusto, dalla chat ci dicono nessuno ha chiamato il figlio Hodor. Sì, sì, giusto. Oh, non lo sappiamo, magari qualcuno lo ha fatto. Che poi io, sarà perché sono napoletana, quindi un po' scaramantica, visto che muoiono tutti quelli del Trono di Spade, non metterei mai il nome di uno che morirà neanche il tempo di due puntate, quindi... Chissà i cognomi con dei nomi così. Mi sto immaginando i nomi del Trono di Spade con dei cognomi sardi. Sarebbe veramente una cosa spettacolare. Oppure vi immaginate, tipo, che ne so, Daenerys Esposito. Sì, forse è per quello che lo fanno in America e non in Italia. Hanno dei nomi, dei cognomi che forse si adattano meglio. Vabbè, andiamo avanti. Comunque, c'ho un'altra notizia d'arte. In realtà anche questa, vi dico due parole e poi vi mando il link perché così la vedete. Jamie, per tornare a nomi del Trono di Spade, Homeister è un artista di New Albany, nell'Indiana, ed è specializzato nel dipingere delicati disegni di animali e uccelli usando come tele le piume, con uno stile che mescola la sua ascendenza canadese con quella della tradizione dei nativi americani.
Anche qui ci sono, ad esempio, uccelli dipinti su delle tele di piume, oppure ci sono volpi disegnati sulle piume. Insomma, vi mando anche questo perché a parole non riuscirei mai a rendere ciò che vi voglio comunicare. Ecco qua, ve lo mandate in chat. Mentre io passo a un'altra forma d'arte. Molti di voi sapete che a me piace il trucco, soprattutto quello scenico, no? Quindi le maschere, eccetera. C'è una 26enne, Laura si chiama, che è un'artista molto particolare. Si è specializzata nell'utilizzare i trucchi per ricreare sul suo volto i più famosi personaggi dei cartoni animati. Li disegna in modo che la sua bocca diventi la loro bocca, donando così una grande vitalità al disegno. Tra i disegni fatti da Laura ci sono Shrek, Cartman, Pippo, il genio di Aladdin e molti altri. La ragazza spiega che usa solitamente make-up da teatro e a volte del rossetto per creare qualche riflesso particolare. Curiosamente, Laura spiega che trova molto più facile disegnare i personaggi sulla propria faccia che su quella di qualcun altro. Laura ha postato le sue foto su Instagram, ottenendo immediatamente l'apprezzamento del social network e ha spiegato che è stato proprio questo riscontro che l'ha spinta a portare avanti il suo progetto, che inizialmente era cominciato più per scherzo e per passione. Vi faccio vedere qualche foto perché veramente sono carini. E vai, lì, vai avanti nel frattempo. Ok, allora io mi ricollego a un'altra notizia, senza collegarmi. Allora, passo in tema persone a caso che fanno cose buffe che è carino raccontare, ma magari noi non lo faremmo. Ok? Ok. Potremmo fare una rubrica che si chiama così. Il problema è che già non mi ricordo No. le parole che ho usato, quindi. Comunque, c'è sto tizio che si chiama Avdar Singh Mauni, è indiano ed È è il mio amico, possessore. sì, lo conosco. Amici d'infanzia, Sì, vero? sì, sì. È il possessore del turbante più grande al mondo, composto da ben 645 metri di tessuto che pesa quasi 50 kg. Mamma Cioè, mia. immagina di avere tipo una persona minuta appollaiata in testa. L'uomo ha realizzato il turbante come segno della sua devozione alla religione Sikh e ha impiegato ben 16 anni a Mamma realizzarlo. mia. È molto fiero del suo turbante, nonostante servano quasi 6 ore, sottolineo 6 ore, per indossarlo. Lui dice: "Non lo considero un peso, sono molto felice quando lo indosso. Le volte che non ho il turbante mi sento incompleto, come se una parte di me mancasse." E ci credo, se ti togli 50 kg dalla testa ti senti un po' più alleggerito, no? Cioè, io mi immagino che tu, tipo, se lo vuoi incontrare dopo cena, lo devi chiamare la mattina perché così lui si deve preparare, no? Sì, io mi immagino in che condizioni ha il collo e le vertebre questo qui. Comunque, il turbante è un indumento tipico dei Sikh, però di solito la stoffa è molto meno, tra i 5 e i 7 metri. Avtar Singh aveva deciso che voleva battere il record precedente di un turbante composto da solo 400 metri di stoffa e ha detto: "Ho semplicemente iniziato ad aggiungere strati di stoffa come si farebbe con i piani di un edificio." Naturale, no? La sola stoffa pesa circa 30-35 kg, mentre il resto del peso è dato dagli ornamenti. Oltre al turbante, l'uomo indossa anche una spada e pesanti braccialetti per altri 40 kg di accessori. Quindi siamo già a 90. Avtar Singh è diventato una sorta di celebrità nel Punjab che attraversa continuamente nei suoi pellegrinaggi. Però non sopporta chi lo tratta come una semplice curiosità e spesso scaccia chi si avvicina a lui solo per fargli una veloce foto. Ti rendi conto che questo ha 90 kg di ornamenti addosso? Mamma mia, pensare che la gente fa la dieta per togliersi 90 kg. Vabbè, comunque. Vabbè. Allora, avete presente quella frase che dice: fate l'amore, non fate la guerra? Ecco, Sì. io oggi ho capito il vero senso di quella frase. Perché? Stavi guardando un film di Rocco? No. No. Ripeto, Perché vedete, questo è un bazooka, vi insegno come usarlo senza no, fare la guerra. No, perché c'è ok. Anto Wickham, che è un ex soldato, ed ha iniziato a preoccuparsi del suo funerale dopo l'esperienza in Iraq, no? E questo è tornato così traumatizzato che ha deciso di non rendere il fatidico giorno della sua morte in un momento di lutto, ma in una celebrazione di una festa. E allora che ha fatto? Ha scelto la propria bara.
come molti fanno prima di morire, però non tutti come lui amano la classica cassa di legno. Per questo il 48enne ha preso una decisione davvero insolita. Si è fatto costruire una bara a forma di bottiglia di Jack Daniels, al costo esorbitante di circa $50,000. Non appena è venuto a conoscenza di aziende che producono bare personalizzate, ha subito capito che la sua non sarebbe stata una bara normale. Il titolare dell'azienda ha spiegato che il lavoro non è stato semplice, infatti la forma della bottiglia è ricca di curve. E secondo Anto, gli amici sono contenti per la scelta, un po' meno la mamma e i nonni. Vi lascio anche qui il link per vedere questa bar fighissima. Vedi, gli amici sono sempre i primi a fomentare queste idee, queste cagate. I genitori la prendono sempre un po' più sul serio. Tu che bara ti faresti? Io, a forma di serpente. Poi mi devono staccare tutte le ossa per mettermici dentro, però vabbè. Vabbè, tanto sono morta. Aspetti un po' e si staccano per loro conto. A parte che io ho già richiesto la donazione degli organi e dei tessuti, quindi voglio dire, ne rimarrà ben poco di me. Quindi insomma sei un po' più molle, dici ci puoi entrare schiacciando esatto. Un po'. Invece stavo pensando che se io avessi una bara a forma di bottiglia, basterebbe una bottiglietta di quelle da 125, piccolina, perché non occupo molto spazio. No, effettivamente, tiri prima. Altro che Jack Daniels, se non una bara... Una bottiglina di campioncino di shampoo per capelli, dai. Sì, è l'ironia giusta, ecco, mi piace. Allora, la mia bara sarà un campioncino di shampoo per capelli, ovviamente pieno di shampoo per capelli, perché quei pochi che mi rimarranno in testa dovranno preservarsi per l'eternità. Quando i posteri apriranno il mio sarcofago per rubare i miei ori, va bene, troveranno i miei capelli perfettamente lisci e profumati. Il resto sarà uno scheletro putrescente, però i capelli saranno a posto. Allora, io adesso invece vi parlo di Greg Kruger, uno che si chiama così. Cosa ti ispira, Greg Kruger? Mi ispira... Prendo bottiglia, ammazzo famiglia. Ecco, cioè, cose splatter, violenza, un sacco di cose. E invece lui è un appassionato di gatti. Vive a St. James nel Minnesota e negli ultimi 20 anni ha continuamente rinnovato la casa per renderla sempre più confortevole per i suoi amici felini, riempiendola di elaborati percorsi con tunnel, terrazze e passerelle. Che figata! Lui dice: amo molto i percorsi e i gatti, ho solo messo insieme le due passioni, lui oggi è 50enne. E il tutto è iniziato in modo molto semplice. C'era un mobile su cui dei suoi gatti al tempo amavano salire e Kruger, invece di spezzargli la schiena con la scopa, ha deciso di aiutarli costruendo una scala a loro dimensione. Ai suoi gatti la cosa è piaciuta molto e l'uomo ha deciso di continuare. Oggi la sua casa è dotata di circa 100 metri di passerelle e i gatti possono entrare in qualunque stanza della casa senza dover toccare il pavimento. Sì. Sappiamo che i gatti un po' gli schifa camminare tra i comuni mortali, loro devono stare un po' più su. A questo scopo Kruger ha anche aperto a mano 38 aperture nei muri di casa. Ha messo grande cura nella realizzazione dei lavori. Ad esempio, le passerelle sono dotate di piccole ringhiere per evitare che i gatti possano accidentalmente cadere, poverini. Inoltre, in tutte le stanze, a vari livelli d'altezza, sono posizionati dei lettini in modo che i gatti possano dormire dove vogliono. Che cosa carina. Allora, io ve lo giuro che nella mia prossima vita voglio essere un gatto. Lo dicevo l'altra volta alla mia amica. Perché non è possibile che io, l'altra sera proprio... Facevo creme, poi grattini, stavo male, volevo i grattini. E la mia amica, no, non c'ho voglia, arrangiati. Poi veniva il gattino, facevo, volevo il piccolino. E lo sgrattugiava tutto. Poi tipo, vai dagli amici, mi fai i grattini, ti guardano male. Però poi quando vengono a casa si abbracciano il gatto, lo coccolano. Non è giusto, io voglio essere un gatto. Dì la verità, è il fascino del far la cacca nella lettiera in realtà. Anche, no, veramente, anche. Vabbè. Poi vuoi mettere e passare la mezza giornata alle carte da sole genitali? No, quello mi fa schifo. A lasciare le palle di pelo in giro? Io voglio un umano come questo che ha fatto tutto sta cosa per due gatti, che mi stravizia, stracoccola, mi lava, mi profuma e mi porta in giro. Io farò la bella vita da gatto.
altro? Salotto. No, basta. Ah, ok. Ah, ti accontenti di poco, senza vero? Dover dare nulla in cambio, solo miagolare. Meow. Basta. Ok. Ma sai che comunque avevano fatto una ricerca, uno studio, non mi ricordo chi, dove, quando e perché, mi ricordo e la cosa... E voglio essere anche castrata, perché è traumatico. Scusa, con i gatti. Cioè vuoi essere una gatta femmina castrata? Sì. C'è qualcosa che non torna in tutto questo. Perché? Perché castrare significa zacte. Lo so, però guarda che per i gatti femmina, da quel che so, non è bello... La sterilizzazione, dici? No, non è bello fare sesso. Ah, ok, capisco. Comunque, stavo dicendo, avevano fatto una ricerca e avevano dimostrato, scoperto, non lo so, che se i gatti delle volte non ci cagano, non è perché ci snobbano, ma perché ci considerano loro pari. Ecco, mentre ad esempio il cane riconosce che noi siamo una razza differente, no? Verso la quale magari avere un determinato rapporto, e il gatto invece ci vede come suo pari e quindi può tranquillamente decidere di non cagarci perché non ci deve nulla, capito? Quindi il succo della cosa è, se il gatto non ti fila, in realtà è perché ti rispetta molto. Poi non so quanto sia vero, eccetera. Va bene. Passiamo io sono alla mia ultima notizia. Aspetta, io ne ho due, quindi fammi parlare. Ah, ok, vai. Conoscerete tutti Burger King? Eh? E vi ricorderete tutti che nelle nostre prime puntate noi abbiamo sponsorizzato un matrimonio nerd, vero? Sì. Ecco, fondiamo le due cose e diciamo anche che Burger King ci ha copiato. Perché? Perché la famosa catena di fast food ha deciso di fare un gesto decisamente molto romantico. Si è offerto di pagare il matrimonio a due giovani innamorati, amici sin dall'asilo. I due si chiamano Joel e Ashley e proprio qualche tempo fa avevano pubblicato una loro foto con dietro un'insegna di Burger King per annunciare il fidanzamento ufficiale. Vista la notizia sul giornale, Burger King ha fatto sapere tramite Twitter che se la coppia si fosse messa in contatto con loro avrebbe allietato le loro nozze con una sorpresa: regalargli per intero i festeggiamenti. Oltre a pagare il matrimonio, Burger King si sta occupando di confezionare per l'evento, che si terrà il 17 luglio al mio onomastico, dei gadget personalizzati come yo-yo, sacchettini regalo, barattoli e corone di Burger King. Hai io capito, cosa sti carina? Copioni? Mi immagino le bomboniere, i confetti fatti con i ciccioli o con le polpettine di carne. Vai. Che dopo ce n'è un'altra più romantica, proprio a livello proprio... viscerale, proprio. Esatto. Allora, io parlo di giapponesi adesso, che puntata sarebbe se non ci fossero i giapponesi? Eh? Allora, chiedere scusa e ammettere di aver sbagliato può essere difficile e molte persone fanno molta fatica a dire delle parole che possono essere fondamentali per ricucire un rapporto, no? A queste persone ci hanno pensato i giapponesi. Infatti in Giappone è nato un servizio per aiutare i più orgogliosi, permettendo loro di chiedere scusa ma senza doversi sobbarcare l'imbarazzo di farlo. In pratica possono pagare una persona che chieda scusa al loro posto, consentendogli così di cercare di farsi perdonare ma di non doverlo fare di persona. Le agenzie di scuse formano i propri dipendenti su come comportarsi nel chiedere scusa, anche a seconda della gravità della situazione per cui si vuole chiedere scusa. Quindi un ulteriore vantaggio di questi servizi è che non solo si evita l'imbarazzo delle scuse di persona, ma anche il fatto che le scuse sono fatte nel miglior modo possibile. Certo. Il costo delle scuse cambia a seconda del tipo di scuse. Si va da una media di 100 euro per scuse via mail o telefono a 200 euro per scuse fatte di persona. Spesso sono previsti degli extra aggiuntivi, come il fatto che le scuse siano fatte piangendo. Non mancano in ogni caso le critiche a questi servizi, perché secondo molti la parte più importante del chiedere scusa non sono le parole scelte, ma il fatto che chi lo fa di persona, ma va, e pagare qualcuno per farlo al loro posto vuol dire cercare di aggirare l'ostacolo emotivo, che è invece il punto cruciale. E mi sembra abbastanza ovvio.
Io mi immagino fra qualche anno le coppie di fidanzatini che litigano, il giorno dopo invece dei fiori a casa si presenta un giapponese che fa cin cin cin, ci chiedo scusa, cin cin cin. Sì, no, veramente, allora se io veramente, porca miseria, veramente litigato male con una persona e mi vedessi arrivare un nipponico che mi chiede scusa da parte di quella persona, che poi può essere nipponico di qualunque altra nazionalità, e io penso che prima dare una testata al nipponico, ecco, che poverino sta anche facendo il suo lavoro, è un po' come quando insulti quelli al call center, che c'entrano loro, stanno facendo il loro lavoro, però se la testata ci sta, e poi andrei dalla persona che me l'ha mandata e dare una testata anche a lei, insomma. Allora, ti pare che mi mandi un giapponese a chiedermi scusa? Dai, da oggi in poi lo faccio. Vai, ce li hai 200 euro per pagare il giapponese? Me lo fanno gratis, perché io sai cosa faccio? Dico, diglielo nella lingua tua, invece di chiedere scusa dici tutti insulti. Quello si crede che stia dicendo scusa e tu invece lo insulti, tu ti sfoghi e ti tranquillizzi e non accumuli stress, io pure mi sfogo e lui crede che io abbia chiesto scusa. Te lo tratti da cretino, in sostanza. Esatto. Almeno, cioè, col nipponico mandagli pure il sushi, già che c'è, così almeno è contento. Va bene, chiudiamo questa puntata di curiosità dal web con una cosa romanticissima. Pensavate che guardare la luna di notte stretti mano nella mano fosse romantico? Vi sbagliavate. Uomini, pensate che portare la vostra donna a cena fuori con tanto di candele, un regalo, sia romantico? Vi sbagliate. No, è un preludio al fichi fichi. Dai, sbagliate. No, donne, pensate che un cartellone di 500 metri con scritto ti amo sia qualcosa di romantico? No! Ebbene, il vero romanticismo è festeggiare l'anniversario nelle fogne. Ma quando esco? Allora, in una coppia è importante avere interessi simili e a volte può essere difficile se si hanno gusti strani. Per questo Dan e Dunia possono dirsi fortunati ad essersi incontrati e innamorati, dato che nutrono una solita passione per i Fatberg o Fitberg, non so come cazzo si dice. Se non sapete cosa sono i Fitberg, probabilmente non siete gli unici. Il termine è usato nel Regno Unito per descrivere i grumi di grasso e gli oggetti che non si sciolgono quando vengono gettati nello scarico del bate. Come puoi essere appassionato di queste cose? Esatto. Scusa l'interruzione, ma... I depositi finiscono spesso con il causare intasamenti e ci sentiamo di dire che sono disgustosi quanto sembrano. Per questo la passione di Dan e Duni è decisamente rara. Quando hanno letto della scoperta del Fitberg più grande nel Regno Unito, ovvero una massa di 15 tonnellate di olio da cucina apparentemente, hanno subito condiviso l'interesse e Dan ha deciso di fare una sorpresa alla compagna, organizzando per il loro anniversario una gita, approfittando di una settimana in cui erano possibili di visite guidate alle fogne londinesi, normalmente non aperte al pubblico. La ragazza è stata entusiasta del regalo e ha descritto l'esperienza come fantastica, raccontando che avrebbe anche voluto portarsi a casa un campione del grasso trovato, ma che le guide non gliel'hanno permesse per motivi igienici. Allora, tu, che bello. Cioè, immaginati, no? Se la tua ragazza si presenta e ti dice: amore, oggi festeggiamo 7 anni insieme, ti porto delle fogne. Cioè, a prendere pezzi di grasso. Allora, quando tu mi hai detto festeggiano nelle fogne, io non ho potuto fare a meno di pensare a It di Stephen King, no? E quindi ho pensato, da chissà, magari c'è qualcosa, è appassionati, qualcosa che avesse a che fare con l'horror. Invece no, cioè, con l'olio, col grasso, con le cose schifide. Quando io dovrò chiedere a qualcuna di sposarmi, lo farò tirandole addosso una secchiata di olio esausto di frittura con l'anello, così, in faccia, bello. Va bene.
Io Vabbè. spero che tu rimanga single la vita. Comunque, hai altre notizie interessantissime? No, le ho finite. Anche io. E allora, visto che abbiamo finito le notizie proprio con il top, con le palle di grasso, e ci dicono dalla chat regalale un anellide, questa battuta un po' mi è piaciuta, e passiamo alla domanda di oggi. Che dite? Ok, se ci sono okay. tutti. Ok, non lo so chi c'è, chi non c'è, comunque noi la domanda la facciamo e funziona sempre allo stesso modo. Io adesso vi dico la domanda. Come finisco di dirla, la mando lì in chat. Dal momento in cui voi vedete la domanda in chat, potete cominciare a rispondere. Il primo che risponderà correttamente avrà vinto. Cosa noi intanto prenderemo... Aspetta, Ria, cosa facciamo se non risponde nessuno? Se non risponde nessuno, lasciamo aperto tutta la notte la cosa e il primo che risponde nei commenti vince domani mattina, oppure lo rifacciamo la prossima volta? No, io direi che lo rifacciamo la prossima volta. Ok, avete tempo di rispondere per tutta la durata della seconda canzone. Ok, allora, siccome io voglio anche introdurla un attimo, la seconda canzone, io introduco la canzone, poi vi faccio la domanda e poi mandiamo la canzone, ok? Va bene. Allora, questa è una canzone che io avevo già mandato per una puntata che poi abbiamo dovuto cancellare perché per problemi tecnici è successo un macello, quindi questa puntata non esiste più, ed è quella che avevamo fatto dopo Pasqua per raccontare un po' di Pasquetta, eccetera. Allora, è una canzone dei Nightwish, si chiama Last of the Wilds, e io, come già vi dissi quella volta, ve lo ripeto, voi dovete ascoltarla chiudendo gli occhi e immaginandovi distese verdi di colline, cascate immerse nella foresta e castelli sulle cime delle rupi avvolti nelle nebbie, ok? Molto suggestivo, no? Quindi voi iniziate a immaginarvi queste cosine qui che io intanto vi faccio la domanda. Allora, come vengono definiti in un gioco di ruolo i giocatori che traggono vantaggio in gioco da informazioni ottenute fuori dal gioco? Quindi io adesso vi mando la domanda in chat, eccola qui. Da questo momento in poi potete rispondere, intanto mandiamo la canzone.
Avete immaginato tutto quello che Rie vi ha detto? Sono sicuro di sì. Comunque, nessuno ha dato la risposta. La vogliamo dare noi? Vorrei dire, cioè, che ci sta ascoltando, o almeno che si sono manifestati in chat, ci sono quella che già partecipa al quiz, quello che ha messo in palio il premio, quindi insomma, pensavo che si sarebbe fatto vivo qualcuno di quelli che ci ascoltano celati nell'ombra, e in realtà nessuno ha dato la risposta, quindi a questo punto direi che la diamo noi, e poi alla prossima rifaremo il gioco, sperando che non vada avanti fino a... Esatto. A fine dei tempi. La risposta al come vengono definiti i giocatori che traggono vantaggio in gioco da informazioni ottenute fuori dal gioco è metagamer. Quelle bellissime creature che piacciono tantissimo a noi giocatori di ruolo. Tantissimissimo. Ovviamente avreste dovuto immaginare il tag ironia mod on prima della frase e poi off dopo la frase. Esatto. Comunque niente, allora la prossima puntata faremo una nuova domanda e cercheremo un nuovo vincitore. Ok, effettivamente anche stavolta noi abbiamo fatto l'evento all'ultimo perché stavamo cercando di organizzare qualcosa di diverso e alla fine abbiamo improvvisato questa puntata di curiosità. Quindi fino a questo pomeriggio ancora non sapevate che saremmo andati in onda. Molti di voi sicuramente continuano a ignorare il fatto che adesso siamo in onda. E quindi speriamo per la prossima volta di darvi un po' di preavviso in più, quindi magari riuscite a raggiungerci in chat. E niente, vogliamo passare alle conclusioni di oggi? Allora, vai. I compleanni. Mm. Aspettate, non so manco se ce li ho. Puoi farcela. Oggi è nata Moana Pozzi, non è nata nessuno. Vorrei dire. Ah no, aspetta, sì. Oggi che giorno è? Oggi è 27 aprile. Ah, ok, ce l'ho. Allora, i compleanni. Ma perché non me li ha messi? Boh, vabbè. Compleanni, allora. Compie gli anni Danilo Amabile, Fabio Baracani, 23 anni. Aspetta, no, perché Baracani, vabbè. 23 buchi de... cioè, dai, 23 anni, e poi Matteo Albertini, 34 anni. Mm. È nato anche Samuel Morse oggi. E poi sai chi è nato? Stoca, no. Walter Lenz, sai chi è? Uh-huh. Mio amico. Il disegnatore di animazione di Woody Woodpecker. Io odio tantissimo Woody Woodpecker, ok? Il picchio di sta ceppa. Quindi questo è un giorno infausto perché è nato la persona che l'ha disegnato. Era okay. Giusto per fare io un po'... Io poi volevo fare un saluto molto 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 speciale a tutti quegli, virgolette, 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 uomini, virgolette, 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 che hanno... la brillante idea di chiedermi cose assurde come i Fuson con la conchiglia incorporata, con la mutanda reggi, comprimi, papalline di Natale, cioè, ma Dio mio, cioè, allora, la natura ci ha fatto in un determinato modo, ok? Sì, con alcuni è stata più clemente, con altri esatto. Un po' meno. Esatto, mo io voglio dire... La donna è fatta in un certo modo, l'uomo è fatto in un altro determinato modo. Ok. Va bene? Mi va bene se gli uomini stanno con gli uomini, le donne stanno con le donne. Mi va bene anche se un uomo vuole essere donna e lo posso capire. Ma non puoi rimanere un uomo che ti piacciono le donne, ok? Mm-hmm. E uscire da un negozio di vestiti, di abbigliamento, con un cazzo di Fuson attillato, mezzo trasparente, più spelato di me, che sono donna. Più dimmi che era anche rosa? No, era quel blu elettrico e quell'arancione fosforescente, ok? Mm-hmm, mm-hmm. Con le mutande con scritto drago sopra.
perché è giusto ribadirlo. E poi ritorni anche il pomeriggio a chiedermi un'altra mutanda militare con la scritta uomo. Perché non te lo ricordi che sei uomo? Hai bisogno della scritta sulle mutande? Non lo so. Allora, io dico, cioè, veramente, non, sono senza, sono abbattuta, sono demoralizzata, sono... Il mondo fa schifo. Cioè, da adesso, perché hai visto un tizio con i fusoni? Ascolta, già siamo in un'epoca dove si esce anche con uomini che hanno il culo più bello del tuo, le gambe più belle delle tue, le sopracciglia più belle delle tue, le unghie curate, cioè... Quindi già abbiamo molti più complessi di quelli che una donna normalmente ha, ok? Mm-hmm. Va bene? Ok. Mm-hmm. Se poi tu cominci anche a metterti i fuso, le conchiglie, i reggi, stringi, schiaccia, spremi, agrumi, cioè, no, mi fa venire ancora di più le paranoie. In realtà ti dovrebbero passare, perché dici, no, ascolta, no, tutto quello che stai dicendo adesso... No, perché questo... Man mano diventerà la moda, la normalità, capito? E se io mi trovo un neo sulla tetta, inizio a pensare che sono malata, che io mi devo curare. Perché non è c'è tutto quello brutto il neo sulla tetta. No, però. Perché c'è quello che c'è il petto tutto spelato, abbronzato, il pettorale, capito? Vabbè, dai, che ti fetto. A me continuano a piacere le tette, non ti preoccupare. Sì, no, vabbè, ma era per dire, no? Sì, sì, cioè, però... Cioè, alla fine si ridurrà che la normalità diventerà anormalità e la anormalità sarà normale. Dai, no, io non penso che almeno in questa cosa qui si arrivi a... Senti, io sto vedendo cose obbrobriose. Ah, anch'io, eh? Cioè, ne ho viste. Quindi, lasciamo perdere... Salvatemi. Vabbè, allora noi ora chiudiamo questa puntata con un invito alle generazioni future. Esatto. Generazioni future, posso chiamarle così, sì, abbastanza imparziale, vai. No? Mm. Ok, ma che cazzo state facendo? Ripigliatevi, ora va bene tutto, però non, veramente non va bene il maschio col papocchio evidenziato dalle cose semitrasparenti, perché poi a me si blocca la crescita. Io vedo ste cose in giro e io poi me le sogno da la notte e cresco male, quindi ripigliatevi. Andava bene come invito? Anche perché sennò le donne cominciano a farsi tutte? Si castreranno. Oggi sei fissata con le castrazioni femminili. Sì, basta, ho deciso. Ok, siccome a noi le donne ci piacciono così come sono... Comunque, se poi non vi volete ripigliare, non dico col cellulare, ma proprio de capoccia, ditemelo che io inizio a fare il salvadanaio per andare sulla luna, perché queste cose non le voglio vedere. Mi sanguinano proprio gli occhi, cioè proprio... Sai che se vai sulla luna senza casco ti sanguinano gli occhi comunque? No, veramente. Ma allora, mi metto il casco. Ho visto un video interessantissimo che vi spiega che cosa succederebbe se dopo aver perso una scommessa oppure un'ubriacatura, non mi ricordo, vi trovaste all'improvviso nudi nello spazio, perché può benissimo capitare quando si beve troppo, no? E, allora, non ci si congela all'immediato come si vede nei film, non si esplode né niente, però ti cominciano a esplodere i capillari degli occhi proprio, come prima cosa. Vabbè, perché... Sì. Perché la pressione del... Aspetta, fammi fare la dottoressa. Allora, perché praticamente la pressione del sangue nelle vene, nelle arterie e nei vasi sanguigni è talmente forte che quindi i primi sono i capillari, mi sa che sono i più piccoli, iniziano a rompersi e poi... quindi sbababam, succo di pomodoro. Sì, sbababam, sì, certo, perché effettivamente la pressione interna è più alta della pressione esterna, che non c'è, quindi i capillari... Cioè, io mi ricordo, ho avuto un déjà vu del libro mio di scienze con la piccola e la grande circolazione, quella blu e quella rossa. Figata! Basta. Che cosa carina, la piccola circolazione, quanta... Allora, la pensare... della grande,
che le insegna le cose, dove andare in no, giro. No, cretino. A pensare no. che io l'ho portata all'esame di terza media, la piccola e la grande circolazione insieme al DNA, e mi imbrogliavo sempre con l'arteria e il ventricolo, destra e sinistra. Sai che tecnicamente tutti quanti abbiamo portato piccola e grande circolazione a un qualunque esame perché ce l'abbiamo proprio dentro? È una cosa proprio... Dai, Rie, porca miseria! No, che... Aspetta, che poi devo correggermi, ora che ci penso a queste cose. La tu prima c'hai cosa solo che... la piccola circolazione perché sei corto. Ah! Ok... L'importante è che funzioni bene e faccia arrivare sangue ovunque quando ce n'è bisogno. Stavo dicendo, intendevo il cervello, tutti e due i cervelli. Stavo dicendo, dai, no, che mi sa che ho sbagliato. La prima cosa non sono gli occhi che esplodono, è l'aria che esce da ogni orifizio del tuo corpo. Quindi è presente dopo che hai mangiato i fagioli? Se tu mangi i fagioli e poi ti trovi improvvisamente nello spazio, probabilmente distruggi un pianeta. Se ti si trova lì vicino, perché proprio esce dappertutto, anche da lì, sì? Va bene, adesso che ho appreso queste cose posso andare a dormire felice e soddisfatta di questa ennesima giornata. Attenta a non risvegliarti nello spazio, stavo pensando vorrei darvi il nome di questo canale, ma quasi quasi me lo tengo buono per una puntata di consigli dedicata magari a canali YouTube interessanti, la potremmo anche fare, sai? Le top 10. Sì, ne avevamo parlato di una rubrichina in cui davamo consigli, quindi possiamo farla per i canali YouTube, per i film, per questo e quello, quindi va bene. Perfetto, va Ma bene, questo io direi giorno. Che possiamo anche avviarci alla chiusura. Sì, hai qualcosa da dire? Allora, a parte questi saluti speciali, niente, volevo salutare tutte le persone che ci sono in chat, tutte. Anche quelli che non scrivono. Tutte e due, quindi? Sì. Domani partirà la spedizione per il Villegis. Infatti qua siamo in fase di preparazione perché Salvo ci andrà. E domani sera, appena parte Salvo per andare al Villegis, io e Cristina apriremo lo spumante, poi vi metterò le foto perché abbiamo comprato lo spumante. Per festeggiare il fatto che lui va... Esatto, si leva dai coglioni. Non sappiamo nemmeno se... Ma povero ragazzo, me lo trattate male. Ringraziamo il Villegis. Non sappiamo nemmeno se torna dal Villegis. Pensa. Ma se lo possono anche tenere, voglio dire. Non è vero, sto scherzando. E niente, quindi... Questo è quanto, quanto è questo. E basta. Vuoi da dire qualcosa? Sì, usateli gli hashtag nel nostro gruppo player di GDR perché così indicizziamo tutto, facciamo una cosa carina, un'iniziativa che già ve l'ho detto l'altra volta, stiamo cercando di portarla avanti, se ci date una mano tutti i post che si fanno saranno perfettamente reperibili anche a distanza di anni, quindi va anche nel vostro interesse, ci proviamo, dai. Esatto, va bene. Io vi saluto, vi do un grosso bacio, vi ringrazio per essere stati con noi, spero di avervi fatto compagnia insieme a Ria e niente, buon inizio settimana e forse, ci vediamo la prossima volta. Ciao, buonanotte. Ciao.